Signori, buonasera. Nella nostra rubrica Ritratto d'azienda, questa sera abbiamo pensato di fare un servizio particolare e ci siamo recati con la telecamera a Salto perché per questa volta riteniamo opportuno fare vedere anche un altro settore dell'economia palazzolese, l'agricoltura. È un settore importante, è l'azienda di Salto, è un'azienda importante e crediamo che possa meritare il fatto di farla vedere a tutti i palazzolesi. Mentre Alberto fa le riprese generali su un paesaggio da Salto, io direi uno forse dei luoghi più belli per vedere il nostro palazzuolo e per vedere tutti i nostri monti che questa mattina si sono ammantati di neve, preghiamo quelli di Salto di farci strada e accompagnarci giù nell'azienda, nei capannoni. C'è con noi tutti e tre, Giovanni, Mario, Francesco e la troupe di palazzuolo è Alberto, io e Tonino. Ecco, stiamo entrando nell'azienda, all'interno voglio dire, più che nell'azienda, all'interno degli stalloni. Ecco, e vedete subito il colpo d'occhio di tutte queste bellissime bestie. Sembra che buttino l'occhio a coloro che entrano. Ecco, l'azienda, vi dico subito che ha due capannoni, due stalloni, poi un'altra piccola capannone dove ci sono i vitellini e poi ha il reparto della porcilaia. Francesco, vieni un attimo subito qui e cominciamo a parlare mentre Alberto sta filmando. Allora ascolta, questo stallone, quante bestie ci sono dentro? Qui in questo reparto qui ci sono 56 bestie. 56 bestie, alla nostra sinistra e alla nostra destra. Ascolta, e perché sono divise da quell'altra? Sono divise perché questa è la sta e è il reparto latte. Ah, questo è il reparto latte. Questo è il reparto latte. E quell'altro? È il reparto ingrasso. È il reparto ingrasso. Sì. Poi io ho detto, c'è l'altro capannoncino piccolo, che cos'è? Quello è una stanzina dove mettiamo i vitelli appena nati, prima che passino al reparto ingrasso, insomma. L'altro reparto dell'azienda che io avevo visto nel sopralluogo, che è il reparto, diciamo, scrofi, cosa fa, dei maiali, ecco. Quello però non ho visto nulla ora. Adesso un po' le scrofe sono ancora in giro, sono fuori. E poi faremo vedere anche quello. Ecco. Mario, dice che faranno vedere anche quello, spiegami una cosa te. Per lavoravamo dei maiali, ieri ti ho visto che eri là, che tu lavoravi teli, ma lo curi te quel settore? Sì, sì, solo Solo te lo curi? Sì. E perché ora non ci sono? Dove sono questi maiali? No, i piccoli li abbiamo venduti la settimana passata. Okay. Le scrofe stanno per figliare, allora quando si mettono dentro proprio cosa, la stalla al parto, allora c'è più lavoro. Ora sono ancora in giro. Ah, sono in giro, stato bravo proprio. Sì, allora per i maiali dovremo fare un servizio particolare. Quando sono tutte dentro è più bello senz'altro. Ecco, allora ti chiamiamo quando facciamo un servizio particolare sui maiali. Ecco, allora ora bisognerebbe che tu ci spiegassi, Francesco, non solo a me, ma devi spiegare a tutti i telespettatori di Palazzuolo. Dunque, queste vacche, innanzitutto io vedo un numero ogni vacca, 061... 057, 060, cosa sono quei numeri? Questi sono i numeri che mettiamo alle bestie da latte appena che nascono. Appena nate quel numero? Appena nato hanno il suo numero. Praticamente è il nome che si portano per tutta la vita. Per tutta la vita, questa è la 57 finché campa, hai capito? Per distinguere poi a mucca per mucca, altrimenti come faresti a fare i controlli, a fare... insomma, tenere dietro a un branco. E queste stanno sempre qua dentro chiuse? No, queste qui vanno fuori d'estate. Ecco, l'estate le mandate al pascolo. Sì, l'estate. E l'inverno? D'inverno a ottobre si richiamano tutte dentro. Ecco, però mi hai detto che sono da latte. Quando le mandi al pascolo, come fai a mungere? Si munge quelle che... Facciamo due gruppi. Facciamo le mucche che sono in lattazione, abbiamo un pascolo apposta per vicino a casa dove la sera e la mattina si possono entrare e mungere. E l'altro gruppo si manda nei pascoli un po' più distanti. Allora all'inverno vi danno molto più lavoro? D'inverno abbiamo più lavoro. Voi ora vi state preparando anche a mungere?
Sì. Perché vorremmo riprendere, Alberto, credo che sia importante riprendere tutto il servizio di mungitura. È proprio l'ora. E qual è l'ora della mungitura? Vedo che siete molto precisi. Le 5 del pomeriggio. Sì, le 5. Ecco, lo fate. E le 7 della mattina. Ah, due volte al giorno. Volte. Le 7 della mattina e le 5 del pomeriggio. Fate ancora la mungitura a mano, manuale, oppure no, com'è? Adesso ci siamo organizzati meglio. Abbiamo la mungitrice meccanica, insomma. Mungitrice elettrica. Sì, elettrica. Allora, chi è che si mette all'opera nella mungitura? Giovanni? Lo vedo che è passato di là. Giovanni, tu ti metti all'opera nella mungitura? Noi veniamo a vedere. Questa può iniziare Giovanni. Allora, Alberto, noi dovremmo incamminarci per andare a vedere all'interno, vero? Scusa. Sì, parla a te, Francesco, perché... Adesso, per mettere in moto questo impianto di mungitura, bisogna azionare un motorino che è nel reparto frigo. Così è elettrico? Fuori. Sì. Ho capito, ad aria? Metti in funzione tutto questo impianto di mungitura. Ecco, no. Allora, però già che ci sei, tutto questo impianto. Questi tubi qui, vuoi dire, Giovanni? Questi sono tubi? Questi sono tubi che puoi mungere in qualsiasi posizione, hai capito? Il latte poi viene risucchiato dentro questi tubi? No, il latte tubi? Abbiamo i bidoncini, Cioè lì ci passa l'aria forse? Che lì ci passa l'aria e dove fa azionare la mungitrice. Esatto. Allora, vai a mettere in moto il motore che noi ci trasferiamo dal lato là di Giovanni. Ecco. Giovanni è già al posto di lavoro in fondo allo stallone, noi stiamo vedendo Francesco che ha aperto il rubinetto dell'aria, innesti il tubo Francesco, ecco, esatto, e ora devi agganciare, come si chiamano quelle cose lì? Ecco, vediamo Giovanni, te hai già finito Giovanni, madonna ragazzi, guarda che questo bene c'ha una mammella di peridere piena. Ci arrivi Tonino qua? Giovanni, mi diceva Francesco, questa è una mucca buona. Quanti litri fa al giorno questa mucca? Ma al giorno adesso ne fa poco perché ormai è avanti col parto. Comunque è arrivato a fino a 40 litri. 40 litri al giorno? Al giorno. Allora, una mucca piuttosto buona, veramente. Ti dà soddisfazione lavorare in questo modo? Sì. Sì. Veramente? Sì. Infatti avete anche delle belle bestie. Ma dopo ci sono anche delle belle bestie, comunque c'è anche soddisfazione a lavorare. E te Anna? Perché hai lavorato anche in fabbrica. Sì. E poi ora lavori qui. Lavoro qui, però come soddisfazione ce n'ho più qui. Ce n'hai molto. Sì. Ecco pertanto. Diceva anche il lavoro di fabbrica, Sì. Voglio essere sincera. Però come soddisfazione ce l'hai anche. Pertanto con Anna, che in fondo ha detto sono dalla fabbrica, sono uscita, sono tornata qui in agricoltura. E ho trovato soddisfazione perché sì, vedi che piace, cresce qualcosa. È un lavoro che mi piace. Ti piace, è un piacere. Perché questo noi chiudiamo questo ritratto d'azienda, è la prima azienda in agricoltura che abbiamo presentato, credo sia stato interessante, non solo per noi ma anche per i telespettatori palatolesi. Non so se un altro dalla fabbrica faceva questo lavoro. Non lo so, però è importante fare questo e credo che garberà tanti, ringraziamo. Attrezzati come siamo noi adesso. È un bel lavoro. È un bel lavoro. Esatto. E proprio per questo che avete detto, noi vi ringraziamo anche della pazienza che ci avete dato. Arrivederci. Con noi i precedenti ritratti d'azienda che ricordavano, come avete visto precedentemente, delle aziende meccaniche o delle fabbriche, il nostro servizio si concludeva qui. Vorrei invece far osservare come in questo caso il servizio non si è concluso, perché devo dire che abbiamo avuto una splendida, calorosissima accoglienza in un ambiente molto piacevole, dove ci hanno offerto da bere e poi dal bere siamo passati al mangiare e praticamente abbiamo fatto cena. Dobbiamo anche ricordare che l'azienda zootecnica di Salto è di proprietà dei signori Caroli, che a quanto ci dicono anche le persone che voi avete visto che ci lavorano, è un'azienda condotta in maniera che funziona molto bene. E vogliamo anche ricordare, come ci hanno pregato di fare appunto queste persone che qui lavorano, e lo vogliamo ricordare anche così perché riteniamo che interessi a tutti i palazzolesi, che anche in una macelleria qui di Palazzuolo, la macelleria Malavolte, utilizza
le bestie allevate qui a Salto, e quindi sono praticamente la carne che noi mangiamo a Palazzolo è prodotta qui in questa azienda, e quindi credo con buone garanzie. Grazie e buonasera. Voi cosa vedevate, bene o male? Ah, si vedeva.